Tantissimi, circa 4.500, i turisti che nel secondo weekend di aprile hanno visitato il borgo medievale di Scheggino in occasione di Diamante Nero, la mostra mercato per la valorizzazione del tartufo e delle terre di coltivazione. Il piccolo paese, arroccato all'ingresso della Valnerina, si è così colorato di stand di prodotti tipici, artigianato locale, dislocati tra i vicoli del borgo e in piazza Carlo Urbani. Accanto ad appuntamenti quali dimostrazioni di cava del tartufo, spettacoli e musica, momento clou anche in questa 15ª edizione è stata la frittata al tartufo da record preparata lungo il fiume Nera con 2022 uova e 70 kg di tartufo, servita poi a tutti i presenti. Madrini della giornata, le sorelle giornaliste Laura e Silvia Squizzato e l'attrice Miss Italia 1999 Manila Nazzaro. È bellissimo tornare in questi capolavori della nostra Italia. Io che ho girato tanto con i borghi più belli d'Italia durante la trasmissione di Mezzogiorno in Famiglia, quindi ecco, ho detto subito al sindaco: la bellezza di Scheggino mi sembra veramente di essere tornata indietro di qualche anno nei momenti belli del nostro paese, quindi davvero che sia un buon segno di una rinascita, di una ripartenza, e non ci fermiamo, quindi grazie insomma dell'invito. Questa qui per noi dopo 2 anni, poi veniamo anche da un sisma che ci ha colpito veramente, perché dopo quel periodo tutti i turisti, non veniva più nessuno, visto che il mio comune è piccolo, però io ho tante attività, sia ristoratori sia le attività sportive sul fiume, attivo parco, queste sono importanti per questo territorio, su queste strutture ci lavorano tante persone. Una ripartenza, questa è stata voluta, avevamo deciso da farla, anche in piccolo. L'importante era farla, far vedere che ci siamo e speriamo che sia finito tutti i problemi e andiamo verso un periodo molto migliore per tutti quanti noi. La Valnerina ha comunque e avrà a disposizione ulteriori risorse che sono comunque derivanti dal PNRR complementare, che riguarda appunto, hanno a disposizione comunque ingenti risorse, e avranno sicuramente i sindaci, che sono comunque un gruppo di sindaci uniti che hanno voglia di far ripartire questo territorio, di impegnarsi per la loro gente, e quindi stanno progettando progetti molto importanti che daranno sviluppo economico e sociale, che davvero ne hanno molto molto bisogno.